Salvatore Arresta, come da pronostico, ha vinto la quinta edizione della gara di slalom svoltasi ieri mattino sui tornanti del Monte Bonifato di Alcamo. La bella giornata di sole ha favorito la presenza di tanti appassionati lungo il percorso per assistere al passaggio dei concorrenti e ciò dimostra la passione degli alcamesi che hanno nostalgia della cronoscalata. La gara si è protratta sino al tardo pomeriggio di ieri, poiché gli organizzatori sono stati costretti a sospenderla per 3 incidenti, per fortuna senza conseguenze per i piloti. Salvatore Arresta è il portacolore della scuderia Armanno Corse, una vera star nell'automobilismo agonistico. Ha pennellato i birilli al volante alla sua Gloria B5 Evo Suzuki, confermandosi uno dei migliori piloti di questa specialità. Secondo posto per Giuseppe Giametta, scuderia Venanzio, su Gloria B4 Suzuki, leader della corsa fino a gara 2. Sul terzo gradino del podio, la Radical Pro Sport Suzuki 1004 del modicano Giuseppe Modica, primo tra le biposto a ruote coperte. Si sono affermati tra gli altri l'alcamese Mauro Cacioppo, Puntese Corse, sua 112 70 cavalli, ottima la sua prova. La gara, organizzata dal promoter Chinisia presieduta dall'ex pilota Peppe Licata, che ad Alcamo si è avvalso della collaborazione di Mauro Cacioppo, Mario De Simone e Dino Blunda. Tra gli alcamesi in evidenza anche Nicola Cassarà su Alfa Romeo e Giuseppe Mancuso su BMW del 2002 nel gruppo Autostoriche. Le verifiche sabato pomeriggio in Piazza Bagolino. La gara è stata valida per la Coppa C-Sport Quinta Zona Campionato Siciliano. Il tracciato di 2950 metri con 9 postazioni e 4 barriere per rallentare la velocità, fatto 3 volte. A fare ieri da apripista è stato il forte pilota alcamese Dino Blunda, fermo per un infortunio su una auto di oltre 400 cavalli. L'attività dell'anno 2022, diciamo da parte nostra come organizzazione, è abbastanza positiva. Abbiamo avuto tante gare tutte titolate, con questa di Monte Bonifato che è la quinta edizione concludiamo 2 campionati, uno quello siciliano che è l'ultima prova, la 18ª prova, e l'ultima prova, l'8ª prova della Coppa C-Sport, che è un campionato che indice la nostra federazione. Ma abbastanza soddisfatto il bilancio, perché concludiamo una gara con 100 piloti e devo dire che è abbastanza soddisfacente per noi. I nostri sacrifici vengono ricompensati con le presenze dei piloti e sono fiero di proprio portare di nuovo il rombo dei motori al Monte Bonifato. Alcamo è una città di appassionati. Sì, molti appassionati, verifico che anche i piloti alcamesi sono abbastanza numerosi e quindi giustamente ci dà forza alla continuità dell'evento sportivo nel territorio.